Attualmente sono pensionato. Allora, quali lei pensa siano le difficoltà più grandi presenti in questo paese? Le difficoltà più grandi sono quelle di riacquistare fiducia da parte dei cittadini nei confronti dell'amministrazione. E che cosa la porta a pensare che quelle da lei descritte siano le difficoltà sentite dal territorio? Già, la dimostrazione, cioè il fatto che i cittadini si lamentano continuamente di questa mancanza di collegamento, di mancanza di informazione da parte dell'amministrazione, e questo pregiudica tutti i rapporti con i cittadini. Quali sono le sue soluzioni in merito alle problematiche da lei sollevate? Che per riacquistare fiducia da parte dei cittadini bisogna essere corretti, coerenti e spiegare e concordare insieme ai cittadini quello che c'è da fare e dimostrare le cose che si sono fatte e spiegando le cose che si sono fatte e le problematiche che sono state affrontate e che sono presenti che possono impedire certi interventi. Mi potrebbe descrivere qual è stata, secondo lei, a suo avviso, un'opera deleteria per il Paese realizzata dalle precedenti amministrazioni con sue giustificazioni in merito alla scelta? Guardi, io ho fatto una precisa scelta quando sono entrato in campagna elettorale, diciamo, mi sono candidato, di non parlare delle cose precedenti, nel senso che io vorrei, la mia sigla è voltiamo pagina, cioè il paese oramai è così, quindi è inutile che parliamo delle cose che sono state dette o fatte giustamente o ingiustamente, perché oramai quelle sono, e quindi noi dobbiamo intervenire eventualmente per farle cambiare, per migliorare il paese, per modificare le cose attuali. In euro, quante sono le entrate del comune corrente annuale e quali le uscite? E guardi, io il numero preciso non lo so, non glielo posso dare perché non ho avuto la possibilità di entrare in merito a questi argomenti. Credo che parliamo di diversi milioni di euro e quindi diciamo, è sicuramente una cifra significativa, proporzionale alle dimensioni del paese, chiaramente. Quali frequentazioni politiche ed associative lei ha avuto fino ad oggi? Partiti, movimenti, associazioni che lei ha frequentato nel Guardi, io passato? fino ad ora non ho fatto parte di nessun partito politico, sono tuttora un socio dell'Avis, donatore di sangue. Faccio parte dell'Unitazzi, un'associazione di volontariato. Ho fatto parte della Croce Verde come autista di ambulanza per molti anni. Sono un socio del Rotary Club di Fermo. Quindi queste sono Allora, le mie può partecipazioni. farmi l'elenco degli altri partiti, movimenti e liste che appoggiano la sua candidatura? Sì, nella mia candidatura è appoggiata da PDL, il quale si presenta con una lista che appoggia me candidato sindaco, poi ci sono due liste civiche, l'Unione Popolari e Alleanza per no, Alleanza e Lega e PDNs. Quali sono gli accordi che vi legano? In sostanza, cosa vogliono in cambio del loro appoggio in ambito economico e politico? Al momento l'accordo è stato sul programma e sulla scelta del candidato e sulle persone con le quali ci schieriamo, non ci sono altri accordi con i paesi. Ha un'idea per le persone che ricopriranno gli assessorati? Al momento no, perché questo è un discorso che va visto a valle del primo turno e perché chiaramente in funzione di quelle che sono le scelte politiche dei cittadini, quindi le scelte dei vari consiglieri, poi si potrà delineare un quadro attraverso il quale poi arrivare a una soluzione, a una scelta degli assessori, della giunta che dovrà gestire e amministrare il paese. Quali saranno i criteri con i quali sceglierà le persone? Quali saranno le caratteristiche che dovranno avere? Sicuramente i criteri sono di competenza e di trasparenza e di correttezza nel loro rapporto. Chiaramente ci saranno degli incarichi che sono incompatibili per il tipo di lavoro, quindi bisognerà sicuramente fare delle scelte, comunque per competenza. Quali saranno le iniziative, i mezzi, comunque le manovre atte a garantire la corrispondenza con quanto richiesto da lei? Cioè, come farà in pratica ad accertarsi che saranno? La squadra che viene composta, che viene realizzata, sarà una squadra che dovrà lavorare
insieme, e gli strumenti che posso avere come responsabile della squadra sono quelli che ho usato normalmente nella gestione delle attività professionali prima di andare in pensione. Sono stato direttore di stabilimento, direttore di produzione, quindi ho familiarità con questi meccanismi di gestione e di controllo delle persone e di lavoro a squadra, diciamo, in team. Allora, nel caso di ballottaggi, lei saprebbe indicarci con chi cercherà apparentamenti o comunque con chi assolutamente eviterà qualsiasi tipo di accordo politico, il perché di questa scelta? In principio la mia idea sarebbe quella di vincere al primo turno, sì. Questo è fuori discussione, quindi diciamo che al momento l'idea è quella di andare avanti per la mia strada senza pensare a discorsi di apparentamento o altro. È chiaro che a valle del primo turno possono venire fuori certe situazioni attraverso le quali arrivare a una gestione, però io cercherò sempre di mantenere una linea che è quella che ha ispirato la coalizione da quando è stata costituita. Cosa pensa dell'opera dell'amministrazione comunale che ha cominciato nel periodo preelettorale? Mi riferisco all'ascensore. Diciamo che era un lavoro che bisognava svolgere, che doveva essere svolto, già stabilito, già definito dall'amministrazione precedente, per cui stanno portando avanti, magari pure con ritardi, però stanno portando avanti le cose che erano state già stanziate a suo tempo. E il fatto che hanno cominciato a costruirlo potrebbe anche essere un discorso di campagna elettorale o altro, però non voglio entrare in merito a queste decisioni. I giornali hanno dato la notizia della modifica del PRG sulla contrada Sette Camini, il progetto della valle che hanno portato, quello che dicevamo prima, quindi il polo sportivo, case di riposo, hotel di lusso, nuovi collegamenti vari, un ampliamento dell'area dirigenziale. Cosa ne pensa? Ne penso sicuramente che è una cosa... Mi perdoni, scusi. Prego. Cioè, cosa ne pensa di questo progetto alla vigilia delle elezioni? Cioè, nel senso che questo è deciso giovedì. Ho capito. No, allora, cioè, cosa ne pensa sia del progetto sia di questa decisione presa? Il progetto in sé è sicuramente una cosa molto importante per il paese, perché avere un investitore, un privato che investe in questo intervento così consistente, opere pubbliche, campi sportivi, attrezzature sportive, attrezzature per il sociale, albergo, quindi diciamo che è una cosa molto importante che sicuramente per Casette è una cosa essenziale, ma può essere importante anche per tutto il territorio, per tutto il paese. Quindi ritengo che comunque sia una cosa positiva. Il fatto che sia stato presentato in questo come ultima chicca, diciamo, nella gestione dell'amministrazione, può far pensare che forse sarebbe stato meglio presentarlo con un po' più di anticipo per dare il tempo a chi di doveva analizzarlo e verificarlo, capire un po' anche gli eventuali costi che vengono ribaltati sul comune per la gestione, per la manutenzione, per l'urbanizzazione, cioè capire bene il piano dei costi, che non è stato così ben delineato sia come entrate che come uscite, sia come investimenti che come ritorno degli investimenti. Questo pubblicherà accordi intercorsi che ci saranno successivamente, se ci sarà, per eventuali candidature? Ma per il ballottaggio ci saranno degli accordi, sicuramente saranno trasparenti. Okay. Io sono abituato a muovermi con correttezza e trasparenza, per cui se ci saranno, sicuramente saranno presentati. Chi ha gestito o organizzato la sua campagna elettorale? Ho fatto in proprio insieme agli altri componenti della coalizione. Quanto ha speso per la sua campagna ad oggi? Chi ha sborsato ad ora il denaro? Diciamo che la campagna è autofinanziata da tutti quanti i componenti, ognuno per la propria parte. Quindi diciamo che la spesa totale ancora non l'abbiamo, perché stiamo ancora in fase di propaganda, e dipende anche dal fatto che se vengono fuori altre, dopo il primo turno, se viene fuori il ballottaggio, ci potranno essere. Però posso dire che sicuramente le spese
sono principalmente legate alla propaganda cartellonistica, quindi di presenza, di immagine e così via, non ci sono state altre, altre cose particolari. Allora, in seguito leggerò delle parole e lei dovrà dire quello che le viene in mente, magari se ha un progetto per quella zona oppure... Sì. Sì. Allora, lavori pubblici. Lavori pubblici, posso dire che per me la cosa più importante in questo momento è quella di completare i lavori che sono stati stanziati, perché è la prima fase, è la base di tutto quello che può essere fatto. E contemporaneamente c'è il discorso di mettere in atto le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che purtroppo soffrono, cioè ci sono delle aree del territorio che hanno problemi grossi di manutenzione e non sono state fatte. Quindi i lavori pubblici devono per forza intervenire in questo lavoro. Bilancio e finanze. Bilancio e finanze, il problema del bilancio dei comuni è sicuramente noto a tutti quanti, le ristrettezze sono enormi, per cui qualsiasi tipo di intervento che si possa fare deve essere prima vagliato dal punto di vista della capacità, della possibilità di investire, di avere disponibilità economica e finanziaria, e secondo modo dovremmo trovare le risorse finanziarie dall'esterno, privati o comunità europea o altri finanziatori, per sostenere gli interventi più grandi, più importanti. Ufficio stampa e pubbliche relazioni con il pubblico. Ufficio stampa, io ho un ufficio stampa che ha coperto l'aspetto di propaganda elettorale, di risposte sui giornali e così via. Ritengo che sia una cosa che debba continuare, perché è sicuramente un elemento di comunicazione molto importante con i cittadini. Cultura, spettacoli e manifestazioni. Il paese ha bisogno di inventare, di creare, di costituire nuove manifestazioni. No, mi chiedo scusa. Prego. Sbagliato io, mi dica. Manifestazioni oltre quelle che già esistono, perché per rivitalizzare il paese bisogna riportare i cittadini nel centro storico attraverso anche queste manifestazioni, organizzando degli avvenimenti che siano importanti per il paese e che diano la possibilità di riaprire il centro storico alle persone. Urbanistica, pianificazione e trasporti. Salve. Diciamo che il problema dell'urbanistica e pianificazione è legato alla situazione attuale del piano regolatore che tra un po' di tempo dovrebbe essere aggiornato da parte della regione come piano generale di intervento della regione, che poi dopo dovrà essere recepito dai comuni e ogni comune farà l'aggiornamento del suo piano regolatore. Chiaramente questo sarà in funzione di quelli che possono essere gli sviluppi che il paese dovrà avere, quindi è una cosa che dovrà essere curata e mirata nel momento opportuno. Il discorso invece dei trasporti è importante, perché uno dei punti fondamentali della mia campagna, del mio programma, è proprio quello di potenziare i trasporti tra il capoluogo e le frazioni, tra il comune e tra Sant'Elpidio e gli altri comuni, e tra i quartieri e il centro storico nell'ambito del capoluogo, attraverso dei sistemi di trasporti flessibili, alternativi, attraverso delle società, delle cooperative che possono essere costituite da parte di giovani per sostenere questo tipo di attività, perché secondo me il potenziare i trasporti significa riavvicinare tutte le persone che vivono nel paese per ritornare ad avere un senso del paese molto più consistente rispetto all'attuale. Contenziosi, il discorso con Della Valle è tutto aperto, non il contenzioso con Della Valle per il Castagno. E questo speriamo che si possa risolvere, perché è una spada di Damocle sull'amministrazione notevole. Sviluppo economico. Sviluppo economico è legato alla possibilità di, parlando con gli industriali e con i commercianti, la possibilità di sviluppare proprio i settori
commerciali attraverso punti vendita, apertura di punti vendita e crescita nell'ambito del centro storico, e nello stesso tempo parlare con gli industriali per stimolarli a investire nel territorio. Facendo così si aumenta sicuramente si sviluppa economicamente il paese e si creano nuovi posti di lavoro per i giovani. Partecipazione della popolazione alla vita del paese. Dall'esperienza che ho avuto in questi mesi di campagna devo dire sinceramente che dovremmo avere molta più collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Probabilmente i cittadini sono molto delusi da quello che è successo negli anni passati, per cui non vedono più l'amministrazione come un collaboratore, come un partner, ma la vedono come una cosa fuori, separata da loro, e questo va risolto. Sicurezza è importante. Il paese non, mentre prima si lasciavano le chiavi nelle serrature, adesso il paese ha dei problemi di furti e di altra natura, e per cui bisogna potenziare questo discorso della sicurezza attraverso la sorveglianza, attraverso anche l'utilizzo e l'impiego di persone tipo pensionati o altro che possano fare una vigilanza di prossimità nell'ambito del paese per segnalare eventuali difficoltà, problematiche, cose dubbie, in maniera che così tutto quanto il paese possa vivere più sicuro. Contrad'angeli è il punto nevralgico della viabilità, del traffico urbano, delle problematiche del traffico urbano, e lì bisogna studiare come risolvere questo problema in maniera definitiva, visto che c'è il problema della scuola e il fatto che la via Angeli è la via più importante perché è quella che collega Sant'Epidio con il capoluogo di provincia. Centro storico, c'è tutto un progetto, fa tutto un progetto di rivitalizzazione del centro storico che parte con il completamento di questi lavori che sono in corso, con il discorso con i commercianti, con i cittadini, per definire bene il piano di interventi e poi riaprire tutti quanti i locali, a dare adito, a dare spazio agli artigiani di poter costituire e creare qualche punto importante di presenza per far riportare le persone nel centro storico e naturalmente quindi riattivare il ciclo economico che viene dimostrato. Contrad'angeli è una di quelle che stanno sicuramente in condizioni, rispetto alle altre nazioni, forse ha delle grosse difficoltà legate al fatto che c'è la Falerienze, che è una strada molto trafficata, oltretutto adesso con l'apertura del casello di Porto Sant'Epidio è aumentato il traffico nella Falerienze, sia di mezzi che di camion. E quindi diciamo la Contrad'angeli soffre di questo problema perché ci sono pochissimi marciapiedi, quasi inesistenti, e non c'è un punto di aggregazione sociale in quella zona che dovrebbe essere realizzato. Cascinare, problemi di marciapiedi, problemi di illuminazione, di vivibilità di certe aree e di miglioramento delle aree sociali che sono a disposizione, che vanno contenute e mantenute come si deve, diciamo. Castellano anche lì c'è il problema dei marciapiedi, dell'illuminazione, dei collegamenti della strada tra Cascinare, la scorciatoia da Castellano a Cascinare che ha bisogno di essere urbanizzata in una maniera corretta, e così qualche altro punto, e l'osservatorio che secondo me va potenziato perché è una risorsa. Mostrapiedi anche lì il problema è della strada, è il problema dei marciapiedi, cioè il discorso è abbastanza, come dicevo prima, generalizzato a questa esigenza. Sicuramente se non ci sono queste opere, queste urbanizzazioni primarie, tutte le problematiche sono focalizzate in quel punto. Mi sono dimenticato qualcosa secondo lei? Cioè voleva dire qualcosa in particolare? Dunque, no, secondo me è un altro problema grande che ne abbiamo nel capoluogo, è il discorso dei parcheggi,
il discorso, quindi dobbiamo identificare delle aree sia nel capoluogo che nelle frazioni dove poter fare questi, realizzare questi parcheggi che possono permettere di facilitare i collegamenti attraverso sistemi di navetta o altro con il centro storico e quindi permettere alle persone di muoversi senza l'uso dei mezzi pubblici. Okay, mezzi privati. La ringrazio. Prego. Salve.